Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, dunque allora, Italia e Inghilterra pareggiano 1-1 Wembley. Risultato che va bene, insomma, direi che dopo la sconfitta con l'Argentina è un risultato che ci sta. Non sono ancora contento al 100%, però si sono visti dei piccoli passi in avanti rispetto alla disfatta con l'Argentina. Passi in avanti lo vedi perché comunque vedi una squadra che un pochino più di gioco, ecco, mettiamola così, che reagisce ai momenti di difficoltà, però è una squadra sterile di campioni. Ce li ha, ma sono talmente pochi che non possono fare la differenza. Io insisto a dire che Immobile non sia da nazionale, che Belotti non sia da nazionale, continuo a dire che deve giocare Cutrone. Chissà se prima o poi arriverà un allenatore che lo capirà e lo metterà a titolare, perché Cutrone io non riesco a capire perché Immobile, cioè deve giocare perché Cutrone è giovane, però deve giocare Donnarumma perché Buffon è vecchio, cioè è l'assurdità. Secondo me, se vuoi un rinnovamento, ripeto, io Buffon l'avrei convocato, gli avrei fatto fare quello che ha fatto stasera, cioè panchina e dentro Donnarumma. Magari a Buffon gli faccio fare giusto la partita con l'Olanda. Con l'Olanda, perché è a Torino, potrebbe essere il suo addio alla nazionale, no? E ci sta, e quella ci starebbe. Ma queste due partite qua io avrei fatto giocare tutte e due Donnarumma. È giusto Rugani e Bonucci perché sono giovani, possono giocare. Ed è giusto anche De Sciglio, Zappacosta, Darmian, fai questi esperimenti di terzini. E secondo me Zappacosta, De Sciglio e chi è che c'è ancora? Sono sicuramente i Florenzi. E basta, direi, sono effettivamente i migliori terzini che l'Italia ha ad offrire, insomma, credo, presumo. Adesso che sto pensando che c'è ancora, ma cioè, quelli sono, voglio dire, io Darmian non lo posso sopportare, quindi non lo nomino nemmeno. Questi sono, quindi ci sta. A centrocampo, secondo me, se togli Verratti è migliorato clamorosamente, cioè c'è da togliere, c'è Parolo che è lunatico, fa delle grandi partite e partite pessime, però io credo che Jorginho con il centrocampo di oggi senza Verratti abbia viaggiato meglio, ma proprio perché secondo me Verratti è un giocatore che non è né carne né pesce, mai lo sarà, è un giocatore che io non convocherei manco più. Ripeto, come ho detto altre volte, convocherei uno Sturaro, per esempio, non Sturaro, ma uno Sturaro, uno che fa legno piuttosto che un Verratti, almeno il ruolo ce l'ha. Verratti è uno che non si riesce a capire da in che ruolo gioca, ancora adesso non si capisce. E quindi niente, tutto qua. Il gol che ha preso l'Italia poi è stato molto casuale, insomma, un errore di Parolo evidente, poi si sono fermati convinti della munizione di Parolo, no? E poi l'Inghilterra ha battuto veloce, insomma, gol da amichevole, che in amichevole non preoccupano fino a un certo punto, insomma, sono gol casuali. E poi Insigne ha pareggiato sul rigore, un rigore che si è inventato Chiesa, cioè quando i talenti li devi far giocare, tornando al discorso di Italia-Svezia, cosa che non fece Ventura in Italia-Svezia. E alla fine credo che comunque l'Italia abbia meritato il pareggio, ripeto, poi ci sono piccoli accorgimenti, ripeto, il centrocampo senza Verratti gira di più, e ripeto, senza Verratti gira per forza meglio, perché peggio di Verratti io credo che in questo momento tatticamente non ci sia nessuno, proprio perché non riesce a capire che ruolo gioca e disturba tutti, è una cosa veramente un giocatore che non convocherei mai io, fossi io il CT. Ma proprio perché non si capisce l'utilità, non si capisce cos'è, se è un regista, un incontrista, un trequartista, boh, è lì, boh. Poi chiaramente buona prova anche degli esterni alti, a parte Candreva. Candreva è uno di quelli che io non farei più, non convocherei più, perché se vuoi rinnovamento, lui che è uno di quelli che con la Svezia e nelle altre partite ha fallito e continua a fallire, forse è il caso di mettere prima Chiesa. Però diciamo che Bernardeschi infortunato, hai solo Chiesa, Insigne, insomma, ci sta che magari lo convochi, però magari io farei giocare Chiesa titolare e non Candreva. Ritornerà Bernardeschi, o Candreva non lo convocherei più. E devo essere sincero, comunque, a me Chiesa non è dispiaciuto, però io credo che Bernardeschi in questa nazionale debba giocare. Io sono convinto seriamente che Bernardeschi debba giocare sempre in questa nazionale. Con Chiesa magari con due centrocampisti, quindi Insigne, Bernardeschi e Chiesa, con davanti Cutrone. Io credo che questa sia la formazione migliore per l'Italia, con Donnarumma in porta, Bonucci, Rugani, o Chiellini, Rugani, o Chiellini, Bonucci, insomma,
alternateli, tanto il fattore non cambia, sono giocatori che si conoscono talmente bene che possono giocare tranquillamente insieme. De Sciglio e Florenzi, poi metterei Jorginho e magari Marchisio o qualcun altro, non so, Parolo, comunque chi volete, basta che non sia Verratti. Insigne, Bernardeschi, Chiesa dietro Cutrone. Credo che questa sia la formazione migliore. Poi, chiaramente, ognuno ha le sue idee. Comunque, piccoli passi in avanti ci sono stati. Adesso finalmente ritornerà il campionato. Domani torneranno, dopodomani torneranno i pronostici. Giovedì mattina, e non vedo l'ora perché il campionato mi manca da morire. A me non resta che salutarvi. Darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao.